In questo video studieremo l'ottagono, cioè un poligono regolare di 8 lati aventi tutti la stessa lunghezza e con 8 angoli aventi tutti la stessa ampiezza pari a 135 gradi. Divideremo la nostra tavola in 3 riquadri, nel primo dei quali andremo ad imparare come disegnare un ottagono partendo da una circonferenza, nel secondo come disegnare un ottagono partendo da uno dei suoi lati e nel terzo realizzeremo un decoro su base ottagonale. Cominciamo col dividere il nostro foglio in 3 riquadri. Prendiamo una misura di 10 cm dalla linea di squadratura di sinistra e tracciamo una linea verticale. Dividiamo poi ancora a metà il grande rettangolo che si è andato a formare. Scriviamo poi i titoli e i riferimenti dei 3 esercizi che faremo. Il primo esercizio consisterà nel disegnare l'ottagono data la circonferenza. Troviamo il centro del riquadro disegnando le diagonali del riquadro stesso. Puntiamo il compasso nel punto O appena individuato e tracciamo una circonferenza di raggio 4. Tracciamo il diametro verticale ed il diametro orizzontale del cerchio e individuiamo i punti A, B, C e D. Mantenendo lo stesso raggio, puntiamo il compasso in C e tracciamo un archetto. Puntiamo in A e tracciamo un altro archetto che intersechi il precedente. Puntiamo di nuovo in A e tracciamo un archetto dalla parte opposta. Infine, puntiamo in D e facciamo la stessa cosa. Tracciamo ora 2 linee dai 2 punti appena individuati fino al centro del cerchio e prolunghiamole fino a toccare la circonferenza. Abbiamo così individuato tutti i punti che ci occorrono per tracciare l'ottagono, che vado così a disegnare utilizzando una linea continua spessa, utilizzando cioè la matita HB. Passiamo ora al secondo esercizio, cioè al disegno dell'ottagono partendo da uno dei suoi lati. Andiamo a tracciare una linea sottile distante 1 cm dalla linea inferiore della squadratura e andiamo ad evidenziare su di essa con la matita HB un segmento AB di 3 cm. Segniamo il suo punto medio e facciamo passare per esso una linea verticale. Puntiamo il compasso in M e con raggio MB andiamo a tracciare un arco di cerchio che mi individua il punto N. Puntiamo il compasso in N e con raggio NB tracciamo un arco di cerchio che mi individua il punto O. Puntiamo il compasso in O e con apertura OB tracciamo una circonferenza completa. Apriamo ora il compasso della stessa misura del lato dell'ottagono, cioè 3 cm, e puntandolo in A tracciamo un archetto che intersechi la circonferenza. Spostando il compasso nel punto appena individuato, facciamo la stessa cosa e la ripetiamo poi ancora una volta. Ripetiamo poi la stessa operazione sul lato opposto del cerchio a partire dal punto B. Abbiamo così individuato tutti i punti che ci occorrono per tracciare l'ottagono, che vado così a disegnare utilizzando una linea continua spessa, utilizzando cioè la matita HB. Nell'ultimo esercizio realizzeremo un decoro su base ottagonale. Iniziamo l'esercizio tracciando le diagonali per individuare il centro del riquadro. Andiamo ora a ripetere il primo esercizio, cioè quello del disegno dell'ottagono data la circonferenza. Utilizzeremo però in questo caso raggio 9 invece che raggio 4. Andiamo ad individuare i punti medi dei 4 lati dell'ottagono posizionati in alto. Uniamo i punti medi con il centro prolungando la linea fino al lato opposto. Tutti i lati dell'ottagono sono ora divisi a metà. Vado ora ad unire tutti questi punti medi con una linea continua spessa, ottenendo così un ottagono più piccolo del precedente. Unisco i punti medi dei lati di questo ottagono, ottenendo un nuovo ottagono ancora più piccolo dei precedenti. Continuo con lo stesso procedimento disegnando quanti più ottagoni possibili.
Osservo che si sono formate tante serie concentriche di triangoli che andremo a colorare a nostro piacimento alternando i colori tra una serie e l'altra.